Sì, parzialmente scarica, perché poi se noi andiamo ad analizzare la partita, insomma, per la prima mezz'ora, in realtà siamo stati in campo nella maniera giusta, però concordo sul fatto che magari mancava quel qualcosa in più che c'era sempre stata, insomma, al di là dei risultati ovviamente che ci hanno penalizzato. Quindi mi auguro che sia stato un contraccolpo in riferimento un pochino alla sconfitta di Spezia, dove abbiamo subito più di una sconfitta sotto l'aspetto psicologico. Quindi ci sono stati 3 giorni per poter recuperare e per capire, insomma, quello che è mancato, io credo poco, per ottenere un risultato contro l'Udinese. In alcuni casi neanche esprimersi al massimo ha significato portare a casa dei punti, insomma. Quindi ecco, attendiamo questa partita, però è un calvario che non voglio vivere, ma non tanto io personalmente, però credo che nessuno di noi voglia seguitare su questo trend. Sì, c'è qualcuno che ha qualche piccolo problema, insomma, perché Vulic praticamente si è allenato solo oggi. Cicci, ho visto che ha finito l'allenamento con una piccola distorsione alla caviglia. Vabbè, tutte situazioni facilmente o relativamente risolvibili, quindi aspettiamo domani per capire. Il calcio teoricamente è dei ricchi, cioè nel senso di chi dispone delle possibilità economiche per poter far sì che poi esistano le società. Però chi vive il calcio in quella maniera può comprare i giocatori, può comprare tutto, però purtroppo, lo ripeto, poi è una ricchezza senza senso. Mi spiego meglio, cioè il senso del calcio non sono esclusivamente quelli che sono i profitti. Il senso del calcio, il calcio nasce e vive per questo, è nelle emozioni che il calcio regala. Ma io credo che il fatto che la società abbia portato in ritiro la squadra sia già una risposta, insomma, voglio dire, qui nessuno molla, perché non credo che il presidente si sia divertito e durante la partita e soprattutto a mandare la squadra in ritiro. L'ha fatto perché credo che abbia voluto mandare più di un segnale, insomma. Quindi il fatto di stare insieme, perché poi al ritiro mi viene quasi da sorridere: se questo è un ritiro, ti svegli la mattina e vedi il mare, insomma, mi viene da sorridere. Io ne ho fatti diversi di ritiri, ma ci avevano a livello logistico caratteristiche completamente diverse. Quindi sono 3 giorni che era doveroso stare insieme. E magari i giocatori in questi piccoli frangenti riescono a condividere alcune cose. Io credo che in questo momento la cosa che devono condividere è la grande delusione, e quindi contemporaneamente, condividendo questo aspetto, devono assolutamente ripartire per condividere qualcos'altro che non voglio nominare.